leggenda degli unicorni. Un'antica stele dai poteri sovrannaturali, Starkey, assicurava l'equilibrio e la completa armonia nella galassia degli unicorni. Da secoli, sotto il regno pacifico del re Lauros, la stele garantiva l'immortalità e la prosperità a tutti gli abitanti di Nebula. E sul pianeta regnava l'immobilità, senza nascite, né morte, né malattie. Ma c'era qualcuno che non sopportava quella situazione statica. Gorbos, il fratello minore del re, aspirava al potere, ma sapeva che in un mondo senza morte né guerra, la sua aspirazione di diventare re era vana. L'idea di restare un principe per l'eternità lo faceva impazzire di rabbia. Così Gorbos decise di distruggere la stele, simulando un incidente. Con la Starkey distrutta, il caos si impadronì di Nebula. L'instabilità fece aumentare la paura. Ricomparvero la morte, le carestie, le malattie e le prime ribellioni del popolo contro l'ignaro re Lauros. Ma nonostante tutto, ritornò anche la vita sul pianeta. Nacquero due bambine nella famiglia reale. Luce, la figlia di Lauros, e Fedora, la figlia di Gorbos. Tra il popolo si diffuse una leggenda. Solo una delle due principesse avrebbe potuto riunificare gli elementi perduti di Starkey. In questo modo sarebbe iniziata una nuova era di pace. Tra la gente si diffuse di nuovo la speranza. Ah, che lavoraccio estenuante è fare il tassista. Una pausa veloce e poi via di nuovo a portare in giro clienti. L'esercito di Gorbos il Conquistatore ha occupato il pianeta Celion. Il suo impero sembra non conoscere più confini. A tavola! Il pranzo è pronto! Gorbos non è affatto cambiato in tutti questi anni. Il suo esercito porta solo rovine e distruzione ovunque vada. Non capisco perché l'Alleanza Galattica non riesca a fare niente per fermarlo. Appena finirò di costruire la mia astronave... Oh, ci penso io a Gorbos il Conquistatore! E la ragazza? Che fine ha fatto? Perché non è ancora qui a tavola? Oggi va terribilmente di fretta e salterà il pranzo. Non è così, tesoro mio? Sì, scusatemi tanto, ma sono in ritardo! Ciao, ciao! Ci vediamo stasera! Buongiorno, signor Ball! Mia cara, sempre di fretta, eh? Grazie per i dolcetti, erano squisitissimi. Di nulla, a presto, signora Sal. Scusi il ritardo. Luce, come al solito la puntualità non è il tuo punto di forza, purtroppo. Oh, mi scusi, maestro, ho dovuto fare tutto quanto di corsa. E poi abito molto lontano. Potrei avere un altro avversario? Mi dispiace. Quelli più grossi sono tutti occupati. Allora dimmi, orfanella, che effetto ti fa essere sconfitta brutalmente dal più forte della palestra? La tua agilità è paragonabile a quella di una mummia. Cosa? Come tenete mi hai chiamata? Sempre a mente. Le arti marziali sono disciplina... Prova a ripeterlo. Autocontrollo e rispetto nei confronti dell'avversario. Luce! Oh. Ma... cosa? Ho solamente steso a terra l'avversario, con molto rispetto, maestro.
Caro Tilly, mio fedele diario e compagno dei miei segreti. Non va, ricominciamo. Ciao, Tilly. Oggi mi sono successe di cose in palestra. Ho steso uno scimmione e sono felice di averlo fatto. Mi prendeva in giro. Sai, si divertiva a chiamarmi orfanella. Come se fosse una colpa essere nata in un orfanotrofio, su un pianeta lontano e mentre c'era la guerra. Per fortuna, Eliane e Apsu, le persone più belle che conosca, mi hanno portata via da quel posto orribile. Ero così piccola che non ricordo nulla. Ma questo te l'avrò raccontato mille volte. Spero che la pace si ristabilisca presto su quel pianeta lontano, Nebula. E chissà, magari un giorno potrò tornare lassù per cercare i miei veri genitori. Pilota spaziale ha sconfitto il terribile Sniokorz. Va bene, mi sono arreso, ma la prossima volta lo fai tu il mostro. Mi dispiace, non sono tagliato per quello. Io sono nato per fare il pilota spaziale. Tatu, ti confiderò un segreto. Sto progettando una vera astronave. Wow, davvero? Mango! Devo andare. È ora di pranzo. Ti racconto meglio dopo. Maestà! Maestà! È nata la bambina! La mia piccola bambina diventa sempre più bella ogni giorno che passa. Maestà, le ricordo che vi stanno aspettando tutti a corte e vostra grazia è già in ritardo. Mi dispiace, bambina mia. Adesso ti lascio un po' con la tua tata. La mamma torna quanto prima. Giochiamo un po' con questa abina. Non è niente, tesoro. Che succede? Stanno attaccando il palazzo! Fermi, ho detto! Eccola, è la principessa, prendetela! Non preoccuparti, piccola, è soltanto un gioco. Apsu! Eliana! Dobbiamo portare in salvo la principessa. Sali a bordo, presto. Archimedes, operativo. Archimedes, il computer di bordo. Operativo, comandante. Ma lei è la... No. Lo so molto bene chi è. Velocità di curvatura 2. Rotta vettoriale 323. Ma quello laggiù è un buco nero! Sì, e loro non lo sanno. Ci sta risucchiando! Thank you.
Iperbalzo! No! Luce, ho grandi notizie! Mango, non devi farmi prendere questi spaventi! Ho finito di costruire la mia astronave! Ah, beh... Ah, come no, il mio caro adorato fratellino. A volte vorrei avere la tua fervida immaginazione. Lei non ti crede. Ovviamente perché lei pensa solo a... Insomma, lei è il braccio e io sono la mente. È solo invidiosa del mio cervellone. Andiamo, lo sai che ti credo. Anzi, ti dirò di più. Verrò a vedere l'astronave, ma giuro che se ti sei inventato tutto, per farti perdonare mi aiuterai a lucidare tutti i miei trofei. Guarda! Non è una meraviglia! Non vorrai dirmi che mi hai fatto fare tutta questa strada per farmi vedere quella cosa lì, vero? Mango! E adesso come facciamo a recuperarla? Cavolo! Non hanno inventato le pianure da queste parti! Ai, che brutta caduta! Mango! Tatu! Siete qui? Ehi! Siete tutti interi? Sì, interi e... Ah, Mango, per quale motivo fai quella faccia tanto estasiata? Si può sapere che... Oh, ma cosa... Una vera astronave! Cosa dovremmo fare? Scappare? Fuggire? O darcela a gambe? Mango, aspetta! Non lasciatemi solo! Qui dentro non c'è nessuno. Questo è meraviglioso! Che cosa hai fatto? Non lo so! Unicorn attivata! Grazie, comandante Apsu! No. Così va meglio! Un momento! Tu non sei Apsu! Strano, eppure il DNA è lo stesso. Forse perché in effetti Apsu è mio padre, ma non è affatto un comandante di astronavi come dici tu. Lui lavora come tassista. Tassista? Ah, ora capisco, il classico lavoro di copertura per nascondere il passato, un passato da eroe. Comunque voi non dovreste essere qui, quindi adesso filare, smammare, marsh. Un momento, no, non può essere, non è possibile. Tu... Non ci posso credere. Lei è tornata. Benvenuta a bordo, principessa Luce. Qualcuno ha rimesso in moto l'astronave. Non è possibile, perché solo io posso attivarla. A meno che... Mango! Io? Hai detto principessa? Credo che ci sia un piccolo equivoco. No, non c'è nessun equivoco, vostra grazia. Guardate, siete voi! Che cos'è? Tutto il popolo è in festa per la nascita di nostra figlia, e questo nonostante i tempi bui che viviamo. Ehi, ma cosa? Ma guarda chi c'è. Io lo so che non sei solo piccolo birbante. Ah,
Gorbos, fratello mio, sei un padre fortunato. Lio e Fedora sono adorabili. Credi davvero? In fondo sono solo due marmocchi. Mentre tua figlia, invece, lei sì che è davvero la star indiscussa. Brindo a Luce, la nostra futura regina di Nebula. Chissà se un giorno sarai anche capace di regnare, piccola. Non mi fiderei di lui se fossi in te. È così malvagio e molto rancoroso. In più adesso sta morendo d'invidia perché sa che un giorno la nostra Luce salirà al trono di Nebula. Hai ragione, ma in fin dei conti è pur sempre mio fratello. Ti prego, non pensarci. Oggi è un giorno di celebrazione. Signore, abbiamo catturato il re. Comandante Nux, ottimo lavoro. Tu mi hai tradito. Come hai potuto? Come? Me la pagherai. Sì, dicono sempre queste frasi. Andiamo, portateli via. Dov'è mia figlia? Che cosa ne hai fatto di Luce? Rivoglio subito indietro mia figlia. La principessina è scappata. Impossibile, dovete trovarla subito. Adesso che ho preso il potere non posso rischiare che un domani la profezia della Starkey si avveri. Un giorno Luce potrebbe diventare troppo potente e pericolosa. Non può trattarsi di me, avrai sbagliato persona, io non sono una principessa. Archimedes non sbaglia mai, vostra grazia. Adesso che vi ho ritrovata possiamo partire. Cosa stai facendo? Fermati! Oh, l'attivazione dell'astronave non è passata inosservata. Ci hanno scoperto! Quelli chi sarebbero? Sono i biodroidi chiamati Engels, che Gorbos ha disseminato nella galassia tanti anni fa per cercare voi, principessa. È troppo tardi. Mango, devi metterti ai comandi dell'astronave e portare in salvo Luce. Archimedes non può fare tutto da solo. Ha bisogno di un pilota. Ma io non ci riesco. Sì che ci riesci. Puoi farcela, in fondo sei nato per fare il pilota spaziale, te lo sei dimenticato? Luce, perdonami se ti ho mentito, ho dovuto nasconderti la verità per proteggerti. Soltanto così potevo salvarti la vita, non sei un'orfana. Tu sei la figlia di Lauros, il re di Nebula. Allora è tutto vero, non era una menzogna. Mango, va, ragazzo mio. Porta in salvo la principessa. Lei è l'unica che può riportare la pace nella galassia. Ah!
Bravo, Mango! Adesso attiva le armi di difesa, presto! Posso provarla? Tatu! Tasti virtuali 663! Fuoco! Ottimo lavoro, ragazzi! Anche se non siamo ancora fuori pericolo. Purtroppo Gorbos ci ha localizzati e non sarà possibile fare ritorno su Orion per molto tempo. Addio, figli miei. Il destino della galassia è nelle vostre mani. Forse da questo momento è iniziata la profezia di Starkey. Braccati dai mercenari di Gorbos e impossibilitati a tornare su Orion, Luce, Mango e Tatu fuggono a bordo dell'astronave Unicorn. La loro prima tappa, in base alle indicazioni del computer di bordo Archimedes, è il desertico pianeta Kemir. Là sembra si trovi il figlio di Gorbos, in possesso di un misterioso congegno, in grado di localizzare gli elementi di Starkey.